Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che mancava sul canale, però ho detto perché non farlo. Quindi, sì ragazzi, questo è un ai mai, cioè significa praticamente che io ho 20 domande alle quali dovrò rispondere o sì o no. Appunto, iniziando con ai mai e poi continua. Vediamo la prima domanda. Hai mai saltato la scuola senza dirlo ai tuoi genitori? No. Io ragazzi, quando andavo a scuola, ai miei genitori dicevo sempre tutto. E poi mi accompagnavano loro, quindi era impossibile per me saltare la scuola senza dirlo a loro. Poi comunque ero una ragazza che non mi piaceva tanto mattina la scuola, io ero, tra virgolette, la perfettina della classe. Hai mai perso la valigia in aeroporto? No, a parte che ho preso l'aereo in realtà solo 2 volte, una volta per andare in Inghilterra, quindi da Pescara in Inghilterra, e un'altra volta per tornare, ma non ho mai perso la valigia. L'unica cosa che avevo smarrito erano i documenti, ma per fortuna dei signori inglesi tanto gentili ce li hanno ridati. Perlomeno ci hanno detto dove stavano, indicando così con il dito perché noi non capivamo, quindi perfetto. Hai mai rotto un piatto a tua madre? Sì, ma il problema, ma io non è che ho rotto un piatto, io ho rotto tutta la casa e che è diverso ragazzi, cioè io non faccio altro che fare danni, rompo piatti, bicchieri, lampadario, muro, sedie, tavoli, praticamente rompo sempre tutto, tutto, infatti mi sa che mi dovrebbero attaccare con la corda perché sennò tra poco sta casa crolla a pezzi per colpa mia. Hai mai tradito qualcuno? Ragazzi, cioè non è nel mio stile tradire le persone, né in amore e né in amicizia. Io comunque quando mi lego a una persona sono incapace di tradire questa persona, non ci riesco. Hai mai copiato in una verifica? No. No, perché semplicemente io sono fatta così, io se devo prendere un voto, preferisco prendere un brutto voto onestamente piuttosto che un voto eccezionale imbrogliando. Poi è chiaro che se prendo un bel voto, appunto, onestamente, tanto meglio. Però se devo scegliere, è meglio un brutto voto preso con onestà. Hai mai avuto un bambino? Ma ovviamente no, ragazzi, no. Per chi mi segue sul canale sa che io non ho figli. Hai mai pianto per gli altri? Purtroppo sì. Io ho pianto, diciamo, tante volte nella mia vita perché magari mi sono fidata di persone sbagliate e non parlo solo in amore, ma anche in amicizia. Persone che magari non meritavano appunto la mia amicizia e ho anche pianto, quindi non mi vergogno a dire che ho anche pianto parecchie volte per gli altri. Anche magari ho pianto a volte perché magari delle persone a me care non stavano bene in salute ed ero preoccupata, anche lì ho pianto tanto. Io sono una ragazza molto emotiva, purtroppo è così. Hai mai vissuto all'estero? No, io ho sempre vissuto a Chieti, finora, quindi non ho vissuto mai all'estero. Hai mai perso il portafoglio? No. Anzi, sì, ragazzi, sì, mo mi ricordo. Sì, praticamente è successo che ero andata, ma avevo tipo 13 anni, con la mia famiglia praticamente a una festa, diciamo in piazza, e mi ero dimenticata la borsa, quindi praticamente c'era il telefono, c'era il portafoglio, c'era tutto, quindi in realtà sì, mi è successo, mo mi sono ricordata, mi è successo, però per fortuna siamo tornati lì, delle persone sono state
stati così gentili da portare appunto questa borsa che avevo perso in chiesa e praticamente avevo ancora tutti i soldi, il telefono, tutto. Meno male, ragazzi, meno male che è andata a finire bene. Ho avuto anche un colpo di fortuna perché poteva anche andare a finire male, per fortuna. Cioè, per fortuna tutto bene. Hai mai parlato al microfono? Ovviamente no, ragazzi, no. Anche perché, cioè, io, come sapete, ho sempre fatto, diciamo, tra virgolette, la ballerina, però non è che mi vado ad esibire. E anche se mi andavo ad esibire, di solito i ballerini non parlano al microfono. Questo è più un lavoro che fanno i cantanti. Certo, può capitare che i ballerini per presentarsi parlano al microfono, però di solito è più una cosa da cantanti. Anche se io ci ho anche pensato, devo dire la verità, sinceramente, siccome qualcuno mi ha detto quando fai video si sente o non si sente, quindi avevo anche pensato di prendere un microfono per me, però ho detto, non so, a parte che non so dove si trova, non so praticamente il costo, non so niente, tanto vale che alzo un pochettino più la voce e parlo, parlo lo stesso. E con quei soldi ci faccio altro. Hai mai perso tempo con chi non se lo meritava? Purtroppo sì. Sia in amore che in amicizia. In amicizia anche purtroppo. Cioè, si ricollega al discorso di prima che io praticamente, diciamo, quando piango per delle persone. Cioè, ho anche perso tempo, mettiamo, con chi non se lo meritava, facendo anche dei regali a chi mettiamo non se lo meritava. Quindi, però penso che questo sia successo a tutti, un po' a tutti, secondo me, non solo a me. Hai mai dormito in spiaggia? No. Anche se mi piacerebbe farlo, devo dire la verità, però non ho mai avuto la possibilità di dormire in spiaggia, perché comunque la mia famiglia, diciamo, chiaramente non gli piace dormire in spiaggia. Ho conosciuto persone, diciamo, che non avevano questa passione, quindi chiaramente che faccio? Ci dormo da sola in spiaggia? Devo avere una compagnia per dormire in spiaggia, ovviamente. Quindi prima o poi voglio realizzare questo sogno, magari con una bella tenda da campeggio. Non so, è un sogno, ragazzi, un sogno così. Hai mai preso un aereo? Ovviamente sì, perché prima vi avevo parlato che ero stata in Inghilterra, quindi è chiaro che ho preso l'aereo. Hai mai rubato qualcosa a tua sorella? No, in realtà a lei ho sempre chiesto le cose in prestito, ma gliele ho sempre restituite, perché così si fa, non si ruba mai, quindi rubato no. Hai mai fatto pazzie per amore? Oddio ragazzi, questa è una domanda difficile, mi verrebbe da dire no, perché in realtà, cioè come sapete io ho avuto due storie precedenti, però per loro non ho fatto pazzie. Però penso che per questa nuova storia, prima o poi qualche matita la faccio, perché lui si vede che è una persona che merita. Chiaramente matita in senso buono, quindi prima o poi una matita la faccio, anche perché lui ha fatto delle matita per me che non mi aspettavo, quindi penso di fare qualche matita pure io, però ci devo pensare un pochettino. Hai mai pensato di farti suora? Ragazzi, questa è una rivelazione del 2021, ragazzi, ci ho pensato veramente, perché in passato, come sapete, per chi mi segue da tanto tempo sul canale, sa che io ho sofferto tanto per amore, quindi per non soffrire ancora, avevo pensato, quando ogni volta che mi lasciavo, basta, mi vado a fare suora, almeno così non soffro più. Però alla fine ho incontrato questa persona che non mi fa del male per fortuna. Però ci ho pensato di farmi suora. Dico sul serio, ci ho pensato e come. Hai mai scoperto che qualcuno ti parlava alle spalle?
Purtroppo sì, un sacco di volte, ma questo penso che sia l'ordine del giorno perché chiaramente tutti abbiamo dei nemici che ci parlano male dietro, quindi è una cosa normale. Hai mai corteggiato in amore? No. Io sono sempre stata corteggiata in realtà, mai corteggiato, cioè non ho mai fatto il primo passo, mai, assolutamente. Hai mai fatto una vacanza studio? Sì, praticamente si ricollega sempre al discorso di quando sono stata in Inghilterra. In Inghilterra io ci sono andata in realtà perché? Perché era un anno in cui stavamo studiando a storia dell'arte l'architettura inglese e io ho voluto fare delle ricerche più da vicino. Quindi secondo me questa, anche se è stata una vacanza comunque di mia spontanea volontà, non è che l'ha organizzato la scuola. Per dire, per me è a tutti gli effetti una vacanza studio, perché comunque sono andata lì per studiare l'architettura inglese, infatti ho fatto un sacco di foto ai monumenti, all'architettura, ai palazzi, praticamente a tutto, ma non so dirvi i nomi di quello che ho visto perché sono tutti nomi strani, però mi avete capito. Hai mai messo l'apparecchio? No, e infatti ho un sacco di denti storti. Però purtroppo ragazzi ho la fobia dei dentisti, vedo di superarla perché mi vorrei mettere l'apparecchio perché i denti qui davanti mi cominciano a dar fastidio e ogni tanto ho la sensazione come se devono cadere, ma in realtà non si muovono, non cadono, però il fatto che sono in fuori mi dà questa impressione e non è bello, non è piacevole per me. Quindi sì ragazzi, mi devo mettere l'apparecchio. Per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.